Incidente autonomo alle 17 di oggi a Caltanissetta, alla rotatoria di via Filippo Paladini all'incrocio con via Santo Spirito e via Monte San Giuliano. Un cinquantenne ha perso a causa di un malore il controllo della propria vettura, una Renault Zafira, andando a sbattere violentemente contro un'inferriata. Con lui viaggiava l'anziana madre che nell'urto ha battuto la testa contro il parabrezza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, grazie a un defibrillatore, sono riusciti a rianimare l'uomo per poi trasportarlo a Sant'Elia. Anche la madre è stata successivamente condotta in ospedale. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i vigili urbani e i carabinieri per i rilievi del caso.